E allora l'ho annunciata, abbiamo il primo ospite di questa mattina, Claudia Mazzucchelli, segretaria generale UIL Marche. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come ha avuto modo di sentire, io l'ho tirata in ballo leggendo l'articolo di prima. Prima di andare all'argomento per cui l'abbiamo contattata, mi piacerebbe ascoltare un suo commento su questa notizia che abbiamo letto, appunto l'esodo dei laureati, se ne sono persi 4.000 nel giro di 10 anni. Che cosa ne pensa? Purtroppo questa non è una novità, è diverso tempo che denunciamo la questione. Gli aspetti sono due. Uno è chiaramente un aspetto retributivo, perché come tutte le statistiche ci dicono, noi abbiamo le retribuzioni più basse della media nazionale, di media chiaramente, per cui a parità di lavoro. Quindi questo significa comunque che i ragazzi che hanno una preparazione importante e che possono inserirsi nel mondo del lavoro chiaramente guardano l'aspetto retributivo, ma non è l'unico aspetto che si guarda. Si guarda anche la capacità delle aziende di programmare, di progettare un percorso in cui i ragazzi possano trovare soddisfazione in termini anche di progressione delle competenze, di capacità di crescere con l'azienda, mentre noi abbiamo purtroppo, chiaramente stiamo parlando sempre della media, perché poi da noi ci sono delle aziende diciamo, che investono in innovazione, innovazione di prodotto, innovazione di sistema, però abbiamo delle aziende diciamo, in cui la qualità del lavoro è bassa. Nella media, diciamo, regionale. E quindi un ragazzo che ha una preparazione importante, chiaramente decide di investire il suo percorso fuori regione, se va bene in Italia, altrimenti addirittura all'estero. Quindi, al di là delle statistiche, vanno trovate delle soluzioni che significano magari ecco, innalzare, fare una progettazione per quello che riguarda le nostre aziende, che sono delle aziende piccole, che quindi avrebbero il tessuto produttivo delle Marche, è un tessuto fatto di piccole e piccolissime aziende che probabilmente hanno la necessità di magari consociarsi, di individuare delle piattaforme anche con le università, eccetera, per riuscire a essere attrattive per i nostri giovani laureati, ma soprattutto riuscire a rimanere in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Grazie, grazie per questa sua riflessione. Adesso andiamo all'argomento che avete lanciato come UIL Marche. Allora, marche declassate ma escluse dalla ZES, si punti alla zona logistica speciale per rilanciare porto e infrastrutture. Qui siamo su viveremarche.it. Allora, leggiamo le prime righe e poi le commentiamo. Nuovi bonus per le assunzioni, ma le Marche restano penalizzate dall'esclusione dalla ZES. Lo evidenzia la UIL Marche che, analizzando le nuove misure previste dal decreto coesione, operative dal 1 settembre, valuta negativamente il fatto che la nostra regione non sia stata ricompresa dal governo nella zona economica speciale, nonostante il declassamento subito da regione sviluppata a regione in transizione. E poi lei, segretaria, ha detto che è stato certificato lo scivolamento delle Marche tra le economie del Mezzogiorno. Ecco, eppure siamo esclusi dalle agevolazioni previste per le regioni del Sud. Allora, continui lei. Beh, sì, il dibattito sulla ZES, la zona economica semplificata, è un dibattito che comunque prende l'avvio ormai, perlomeno per quello che riguarda la nostra regione, dal 2022. Si era cominciato a discutere della questione, individuando, anzi, non individuando, perché poi il problema è stato anche proprio quello, i 1.700 ettari che dovevano essere di territorio marchigiano, che dovevano essere interessati dalla ZES. Che significa zona economica speciale? Significa che alcune parti del territorio individuate usufruiscono di sgravi
per quello che riguarda la burocrazia o di sgravi economici o di incentivi. Questo fa sì che magari alcune zone del territorio che hanno difficoltà ad essere attrattive per le aziende, noi parliamo sempre di entroterra spopolato, abbiamo avuto il sisma, l'alluvione, eccetera, possono diventare di nuovo appetibili per le aziende perché possano investire. Sappiamo benissimo che non si può parlare di ripopolamento dell'entroterra se non si parla di lavoro in queste zone. E non si è riusciti a individuare queste zone, poi il governo ha deciso di fare una ZES unica per quello che riguarda le zone del Mezzogiorno. L'Abruzzo c'è, le Marche no. Questo perché dico l'Abruzzo? Perché l'Abruzzo è confinante, per cui se noi prendiamo il territorio ascolano, chiaramente un'azienda che magari ha in Abruzzo degli incentivi o di crediti d'imposta o appunto degli sgravi burocratici, perché dovrebbe impiantare l'azienda nell'ascolano piuttosto che nel territorio abruzzese così vicino. Adesso il decreto coesione ci fa toccare con mano questa, questa sperequazione, perché chiaramente gli incentivi che sono previsti nel decreto coesione, alcuni degli incentivi chiaramente, sono dedicati alle zone in cui, individuate come zone economiche speciali. Avremo un'altra possibilità, che è quella della zona logistica semplificata, che si muove in maniera diversa, però anche questa ha degli incentivi. Il decreto coesione prevede questa possibilità, la prevede per le Marche e per l'Umbria, legata al regolamento di questa zona logistica semplificata che è stata istituita con la legge di bilancio nel 2018, però anche qua bisogna fare delle scelte, bisogna parlarne, verificare se la nostra regione ha effettivamente dei vantaggi dal individuare delle zone logistiche semplificate che ruotano intorno ad un porto che deve essere un porto che ha determinate caratteristiche. In questo caso il porto di Ancona le avrebbe perché è un porto TEN-T, cioè è nel corridoio, nei corridoi definiti. E quindi ecco, bisogna urgentemente che le forze, chiaramente il governo della regione, ma anche con le parti sociali e le parti datoriali, attivino un confronto in questo senso e si facciano delle scelte. Ecco, quale sarà il suo prossimo step? Chiaramente noi chiederemo alla Regione un incontro e chiederemo di avere indicazioni, cioè di attivare un percorso in questo senso, come ripeto, di attivare delle scelte. Per quello che riguarda il decreto coesione, che appunto individua una serie di incentivi per le assunzioni, per le stabilizzazioni è attivo dal 1° di settembre. Io qui vorrei anche qui fare una chiosa, perché comunque si tratta di risorse pubbliche e quindi io credo che sia anche importante verificare, mettere delle condizionalità per le aziende che accedono a queste risorse, che possono essere importanti per appunto stabilizzare i lavoratori o incentivare quel percorso di inserimento, al lavoro dei giovani che dicevamo prima, che è quello di andare a verificare, appunto, magari mettendo delle condizionalità che possono essere la contrattazione di secondo livello, per esempio, quindi che è anche una maniera perché le retribuzioni, siano più elevate rispetto a quelle che abbiamo adesso, e anche la verifica di quella che è la salute e la sicurezza del lavoro, altro elemento che per noi è estremamente importante. Quindi crediamo che queste debbano essere delle condizionalità per le aziende che accedono a queste risorse, che sono risorse della collettività. Grazie, grazie a Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Will Marche, grazie per essere stata con noi. Buona Grazie a voi, buona giornata. giornata.